la Shihi, Ciabelli, Ciabelli. Scusate, ma lo vedete la balda e la ubalda? Cioè, lo vedete che tette immense che ho? Cioè, Alinze mi vede, cioè, lasciamo verde, mi monta addosso e non mi lascia più. Questo non è tutto mio, naturalmente, c'è il push-up che fa tanta lena, però raga, cioè, io sono sconvolta, ma davvero, sto parlando con Chiara, non è che parlo da sola, Ho la città e il mio cugino, fra parentesi, che mio cugino è molto adorato, capito? Insomma, io sono allibita, a bimbe, vi giuro, poi c'ho pure la maglietta all'incontrare. Allora, oggi volevo testare la palette che ieri sera mi hanno regalato quei pazzi scatenati, disgraziati di Pontedera. Giulia e Massimiliano, cioè io le adoro. Cioè, ma hai detto idea che sono venuti da Pontedera a trovarmi a mezzanotte qualcosa, no? Che poi ieri, quando vennero ieri l'altro, a questo punto siamo usciti, si è fatto una giratina con Pancri, no? E li fa, venite il giorno dopo si piglia un caffè. Però poi io mi sono ricordata, il giorno dopo c'avevo un fambotto di cose, quindi gli ho detto, raga, cioè, io ho due tette, mi fa paura, guarda. Cioè, non avete idea che sto tutto il giorno a toccarmele, eh? Perché una mamma in me che è sempre stata senza pucce, i primi video che facevo avevo queste pucce, anzi forse più grosse perché non ha sta seggiola, e di conseguenza insomma gli ho detto, guardate, è meglio se venite quando torno, di modo che si sta tutti insieme. Questi pazzi scatenati mi hanno lasciato la mi hanno regalato 5 donuts che ho fatto fuori all'istante, ce n'è arrivato uno e mezzo la mattina, l'avevo già mangiati tutti. E questa palette, cioè, veramente lasciandomela lì fuori, mi hanno fatto un pazzi perché gli ho detto come, cioè, se venite è normale, no, che vengo a salutarvi in posto, insomma, mi pigliava male, c'ho la pelle, ora me devo lavare. E queste sono le bellissime orecchie che mi ha regalato, se non mi sbaglio, certo, Alessia, se non mi sbaglio. Allora, cominciamo. Dunque, volevo provare, voglio provare un po' di trucchi nuovi, no? Visto che ci sta un po' di robetta, anche inviata da voi, più che altro inviata da voi, esclusivamente inviata da voi. Siete delle pazze, ora entra il mio cugino. E quindi niente, cominciamo. Farò un trucco, non... ragazzi, niente di che, però... Sì, e qui noi stiamo facendo il video. Vieni che ti riprendo per benino, guardatelo. Guardate, è scemo. Fatti vedere, dai, che te voglio. Allora, quindi, cominciamo, dai. Bene detto 4 volte, cominciamo. Allora, dunque, mettiamo un primer, che è l'unica cosa che ho, che non ho di niente di che, a parte quello vecchio della Dolomia e quello della... posso fare? Sì. E poi mi voglio mettere questo, che è quello della Wet n Wild che sto usando. Cioè, lo vedete quando quando fa così mi si muove le tette, guarda. Cioè, ragazze, voi potete capire quello che vuol dire per una persona come me che non ha mai avuto le pocce, avere due pocce così. Cioè, se levo il push up c'è un cazzo, cioè, se c'è, sì, ci so, ma non è che questo è tutto push up, nel senso. Però va bene uguale. Allora, quindi molto belle, mi piacciono un sacco. Di correttori di nuovi non ho niente, e quindi c'ho solo questo qui. Ora ho preso quello della Goscia, della NYX, che me lo deve... non mi sono messa al primer, vabbè, fanculo oramai. Che me lo deve mandare Franci insieme ai due NYX suede. Scusa? Hai idea? Allora, no, vi prego, non ve la prendete, ma io non mi ricordo. Mio cugino mi sfotte, ora lo riprendo, poi ora è vestito proprio bellino, per benino, era in garage, no? Tutta la dio boia, se lo fa riprendere ora, già si vergogna di solito, figurati ora. Bellini. Allora, questo qui me l'ha regalato una ragazza e mi ha regalato diversi pennelli che mo sperimentiamo. Sono andata giù da mio babbo per pigliare un po' di roba, ho ritrovato tutti i miei line crime, che per adesso sono buoni. Allora, che tetto esagerato. Allora, io ce l'ho questo. Ora loro mi fissano, mi fate imbarazzare. Allora, io di solito uso questo. Però io grande ce l'ho. Aspettate. E c'ho questo, che è molto simile a quello che sto usando adesso, ma se ci faccio caso, io quello che sto usando adesso non ce l'ho. Eccolo qua. C'è una bella, bella differenza. Questo è molto più piccolo ed è uno spettacolo. Io questo non ce l'avevo.
e per stendere il correttore è perfetto. Comunque questo correttore della Bottega Verde è un cesso, fa schifo. Cioè, veramente un troiaio. Ma che cazzo? Mi sa che questo non va bene per stendere il correttore. No. C'è proprio un... Che succede? Cioè, che problema hai, pennello? Cioè, sto pennello non va. Se vedete, guardate. Allora, a parte probabilmente la mamma si è seccata e quindi non diamo la colpa al pennello, mettiamola così. Babbo! Comunque, questo correttore fa schifo. Ora, questo qui è un pennello, un set di pennelli che io non ho mai preso. Quelli bambù dovrebbero chiamarsi. Che avevo, mi sembra, quelli tipo solo da occhi, forse. Bella, so così. Ma è meraviglia, naso storto, lungo. Allora, baffe... Cioè, ma questo è della Zoeva. Ma questa è una pazza scatenata. Cioè, Zoeva. Questa è Silvana, comunque. Eh? A Silvani mi ha mandato un pacco di roba da pazzi. Cioè, io vi adoro. Guarda qua, Zoeva. Io non avevo pennelli della Zoeva. E questo è molto bello. E testiamo questo. Cioè, potrei mettere... Ah, naturalmente ho scoperto... me lo immaginavo, perché era stupida sono, però non fino a questo punto. Che il Fenty della Beauty fosse falso, me l'ero immaginato. Però ora l'ho scoperto proprio, quindi va benissimo. Ma la spesa era relativa a una serie... Ora, non mi deridere più perché... mi sta prendendo in giro, ma non me la voglio prendere. Allora, comunque sia me lo immaginavo, ecco, ve lo ridico. Allora, è come ho fatto col cellulare, no? Dici, ma allora a te ti garba buttare via soldi? No, cioè non è che mi garba buttare via soldi. Però, ragazzi, in questo periodo sto talmente bene. Ora dopo, se riesco, voglio comunque fare un video su questo momento, perché domani l'altro vado via, bimbe. Allora, martedì comunque sia noi partiamo molto presto, perché voglio fare un po' di giri con la mia mamma. E quindi, bimbe, poi per un bel pezzo, e mi mancherete tantissimo, quindi... Oggi voglio fare un video un po' parlato. Questo pennello è uno spettacolo. Guardate un po' il fondo. Per 6,90€, devo dire, a me sto fondo piace una palla. Una paccata proprio. Tutti usano la spugnetta e l'avrei tirata pure fuori. Questa è quella un po' migliore che ho. Ma no, cioè ci metto una vita, ma figurati. Allora, così abbiamo provato a metterlo direttamente sul pennello, che non mi piace molto come applicazione. Quindi, se vi capita di avere nelle vicinanze un OVS, io devo dire che questo fondo mi piace molto, perché come coprenza medio-alta, allora ho visto un video di Gaia, quella che sta con quel ragazzo, che vabbè, io non seguo nessuno dei due, cioè lei non mi dispiace, però essendo la fidanzata di... E quindi, però quello non vuol dire niente, io non la seguo, quindi non posso dire, cioè, questa è una pensiero mia, fidanzata di... Perché poi vedete, anche io ho pregiudizi, cioè io chiacchiero, ma come tutti gli esseri umani poi ho pregiudizi, ma è la tette! Allora, questo pennello mi piace molto, solo è un po' troppo morbido, perché a me piacciono, per il fondo tinta, pennelli un po' poliosto, specchio lo uccido, pennelli un po'... Questo già è troppo morbido. Pennelli un po' più rigidi. Allora, vi devo far vedere una cosa. Questo qui è della Sedona, ok? Ed è il 928 mandato da loro. Ne ho uno identico di quel set che ho comprato. Madonnina. Scusatemi. No, scusa, il telefono è mamma, più che altro. Vabbè. Cazzo, vabbè, vi faccio vedere questo. Sì, forse. Ok, e avevo preso un set che sono identici, soltanto ora l'altro piatto non so dov'è. Allora, lo sapete che mi sta reggendo di più questi che sono finti che questo della Sedona? Perché questo della Sedona, eccolo qua, non so se avete visto, viene fuori tutti i peli, così, e alla fine mi verranno via. E mi dispiace tantissimo. Però, questo è successo e in questi... Allora, per esempio, mi piace molto di più un pennello un po' più basso, perché è un po' più rigido, tutto qua, non è altra la motivazione. Perché devo dire, invece, questo mi piace perché è bello... Allora, sto fondo mi piace in casino. E poi per la cipria, sempre regalato da Silvana. Silvana, sei una pazza. È questo.
Allora, vi chiedo un attimino scusa se in questo periodo. Allora, riproviamo a mettere sto cesso di correttore. Questo correttore penso sia il peggior correttore che abbia mai provato. Proviamo a stenderlo subito, perché se si ossida non lo stendi più. Esatto, infatti non è il pennello, ma è bensì il prodotto che una volta ossidato, ciao. Guardate, però il pennello mi sta a levare quello che ci ho messo su, quindi già fai schifo correttore. Quindi il pennello non è il correttore adatto, ve lo dico io, vale il discorso, che il pennello è ottimo, cioè io uso sempre i pennelli qui, quindi. E non mo famo così. Allora, mi dispiace se ultimamente sì, i video l'ho messi, per carità, però non video troppo impegnativi, per esempio quello della Leda. Capitemi ragazzi, cioè ho avuto un periodo un po' frenetico, sono dovuta andare in un sacco di uffici, mi era rimasto incastrato. Mi soffio il naso perché mi fa schifo da sola quando rivedo che fossi i numeri. E siamo andati in degli uffici, insomma, ho dovuto girellare parecchio. Poi toccandomi il naso così, cioè, ho mandato via al fondo, guardate qua. Peccato. E quindi mi perdonerete, dai. E quindi niente. Datemi il tempo di tornare e vedrete che piacerà sia a me che a voi. Mi vorrei soffiare il naso. Oh, grande storia. Però per benino, perché altrimenti mi va tutto il lavoro via. Ok. Un po' la meglio. Vada va. Sembro una pippomane di coca. E io non sono mai, giuro, ve lo direi a sto punto, è stata una pippomane di coca. Ricordate. Allora, fatto ciò. Grazie per i commenti che mi mandate, cioè bimbe siete formidabili, davvero, ve lo giuro. Madonna. Allora, c'ho i glitter dell'altro giorno, voglio fare un trucchino così semplice, però d'effetto. Allora, cipria. Come cipria, non mi è stato inviato niente di... Perfetto, quindi uso la mia, semplicemente questa e là. Però voglio usare questo qui della Kiko, se non mi sembra esatto. Questi sono i pennelli che la Kiko fa in queste diverse edizioni che mette, no? Io devo dire, mi trovo molto bene, anche perché questo è della Kiko e fa panico paura, quindi... Allora, il mio Alessandruccio, oratuccio, a cui mando un baciuccio, mi disse della palette della Kiko di fargli sapere com'era. Ale, oltre ad essere molto scrivente, gli ombretti sono molto duraturi. Devo dire che io mi ci sto trovando da Dio con la Smart, quella lì, ragazze, boh, ho fatto vedere l'altra volta. Il video durerà un sacco, spero di riuscire con il tempo, perché... Allora, andiamo a fare un po' di contouring, ma niente di che... No, mi sono scordata il coso della Smashbox. Allora, speriamo di non far troppo pastrume. Allora, questo praticamente dovrebbe essere illuminante, l'avevo preso perché fosse illuminante. Anche perché tende molto ad essere più rosato rispetto... Io ho uno sfondo, sì, cammina, è lo sfondo. Ho un sottotono... Ciao, posso fare? Scusatemi, ma mi fai delle chiappe. Ho un sottotono giallo. Vedete? Oh, questo è un correttore, no? Quello della bottega verde. Allora, a me la bottega verde... Allora, per le cremine, cremette, come avete visto, ho preso quelle lì. C'ho qualche rossettino della bottega verde, ma niente di più, perché a me la bottega verde non piace. Ma non perché ce l'ho con lo, cioè, boh, non ho, però ecco, il make-up della Bottega Verde sinceramente a me non fa impazzire. Figurarsi, vediamo, cioè, lo denota appunto questo correttore, che essendo un correttore normalissimo, non sono stata cane nemmeno di stenderlo con un pennello, quindi ho detto tutto. Visto che, bene o male, è l'ultimo, facciamo un trucco serio, dai. Allora, andiamo a mettere, come sapete, vi metto questa qui, quella bianca.
che è questa, che presi sempre in farmacia, mi sembra, dalla mia amica, non me lo ricordo di che cos'è. Cipria in polvere libero, vabbè, una bella cipria, seria. Ma ce n'avevo una balla e ce l'ho lì. Ho visto tutti i miei trucchi, c'ho per esempio quella lì della iCare, che feci una collaborazione con loro, che ho ritrovato appunto il loro lip liquor, che è fantastico. Ma avrebbero ora per esempio la Octoly, vi devo far vedere ora quasi quasi, vediamo un attimo che riesco di video a, che riesco di video a fare oggi. Mamma mia, come sto. E se no, altrimenti vi spiattello pure questa cosa della Octoly, perché allora, mamma mia, io della Octoly avevo tempo fa, già parecchio prima che sparissi, avevo già trovato il loro sito e già mi servivo su di loro. Allora, prendiamo la cipria della Kiko che ho qua dentro, che è un po' scurina e di conseguenza la lascio per quando è. Però per adesso va bene, perché questa qui che ho usato mi ha sbiancato parecchio. E appunto, per evitare di, mannaggia Eva, c'è la Michela a cui mando un bacio enorme. Cioè, Michela compra sempre dei trucchi, insomma, mamma mia, allucinanti. Comunque, questo deve essere molto buono pure per la cipria, secondo me. Io ce l'ho per la cipria così e mi garbano. Allora, vedete, è un po' più scurina, tipo quella della che usai l'altro giorno, della Essence, che sono quelle che tendono ad essere un po' più scure. Rispetto a, io prima usavo sempre la cipria colorata, e invece ultimamente sempre quella bianca, da quando ho provato quella della Lunatic, che è fantastica. Ok, e fin qua ci siamo. Poi, sicuramente vi stavo dicendo qualcosa e me ne sono dimenticata. Allora, mi sono messa pure l'olio sui capelli della Mulac. Allora, questo qui è, io faccio così perché vedete, ha proprio la forma del, ecco, brava Camilla. Visto che ora sono un po' tipo, cioè, sono messa, cazzo, sono praticamente tipo maschera. Quello che faccio, ce lo sto attenta perché rischio di buttare tutta l'aria al trucco. Allora, quindi io volevo fare sto get ready with me, perché ho detto, ci spiattello pure la parlata, no? Mentre faccio il get ready, ma non riesco perché mi perdo con i trucchi. Allora, che vi volevo dire? Oggi riflettevo, no? Allora, a parte mi mancherete in una maniera esagerata, perché, raga, io a voi non vi vedo. Cioè, però mi date un affetto davvero, è mostruoso, io ve lo giuro, io non l'avrei mai mai detto, cioè veramente, che questa storia su YouTube potesse diventare un amore enorme così, perché, e tante di voi magari mi hanno chiesto tante volte, no? Camille, come famo? Aspettate che mi faccio, mi faccio, mi faccio. Ho instaurato YouTube delle bellissime amicizie, le quali veramente sono contentissima. Altre un po' meno, che si sono dimostrate quello che erano, ma ricordatevi che tutti i nodi vengono al pettine. E praticamente, che volevo dire, me lo ricordo, e che vada a ste papettere, ok, vabbè. Ah, e qualcuno mi fa: cambio, voglio aprire un canale qui e là. Regà, non aspettate niente, apritelo e basta, cioè non vi fate scrupoli, l'aprite, basta. Poi, se piacete, vi seguiranno. Non deve diventare una fissa, perché se vi diventa una fissa, non si è fatto niente. Allora, andiamo a fare uso braccigliu, che però lo devo appuntare con l'unico appuntalapis che c'è. Ora io, vediamo se mi scordo di prendere qualcosa con cui truccarmi. E io vi dico, è stata la cosa più bella in assoluto, quindi vi do il consiglio di apritelo, apritelo, non vi fate scrupolo, prendetelo naturalmente per quello che è, cioè deve essere un'esperienza, non deve partire come lavoro.
come oddio ci voglio fare soldi, oddio oddio, perché non ha senso, ecco, deve essere una passione, non ha senso dire, anche perché se piace piace, se non piace te lo va a far culo, perché voglio dire è inutile comprarsi 1000 iscritti o 2000, quello che è, perché tanto poi il canale, non, cioè più o meno io di quello e penso, poi c'è gente che magari se l'è comprata e ha fatto pure bene, eh. Allora scusate, fatemi fare le ciglia adesso perché... comunque di anzi parlavo di Gaia, mi so, cioè veramente faccio un discorso, ne faccio 10, dei quali non ne finisco uno, quindi penso ascoltarmi sia anche molto fastidioso. E ha fatto un video sull'inglese, no? Dicendo, come qualche volta ho detto io e queste beauty guru parlano questo inglese così, no? Lei ha detto che comunque ne parlano in quel modo perché tanti termini nascono dall'inglese, eccetera, eccetera. Ma da una parte, non è che siamo in Italia e devi parlare per forza italiano, poi la gente diventa abito. Secondo me è anche poco intelligente perché gli fanno questi commenti un po' stupidi, no? Sei in Italia devi parlare italiano, ok? Io lo dico per ridere o comunque lo dico perché... Però se uno parla comunque di make-up e c'è un... fatta troppo alta naturalmente. Era venuta pure bene, pensate che io l'ho voluta alzare. E magari, come ha detto lei, ci sono dei termini che in italiano non trovi neanche il significato. Io penso non ci sia nemmeno niente di male, poi voglio dire ragazzi giovani in quel modo che lo parlano e che sanno cosa vuol dire. Io non lo faccio perché non so cosa voglia dire, cioè io l'inglese veramente lo so. Penso di essere l'unica oramai perché tu, cioè Aline parla un inglese perfetto, farebbe le scarpe a tante persone. Perché quando faceva l'NCC, ma lui ha portato i figli d'India, cioè lui portava gente con quattrini, pigliava delle mance, gente da mani nei capelli. Allora, voglio schiarire, questo, allora, queste ciglia stanno diventando scure per me. Vi faccio vedere, allora, questa qui è la 24 ore marrone, vedete? Allora, io ho deciso, vedete, che diventano un po' rossicce. Perché poi io praticamente ultimamente sono rossiccia. Perché non ci do subito questa? Perché è una matita da labbra e ho paura che non mi stia ferma poi. Non so se mi sono spiegata. Cioè ho paura che il risultato finale poi non sia giusto e buono perché ho paura appunto, avete capito. E ho visto questo video che quindi è stato pure simpaticissimo. Ed effettivamente lei ha fatto vedere dei prodotti parlando in italiano. A parte qualcheduno della Too Faced, veramente aveva dei nomi che erano ridicoli. Cioè, come fai a dare un nome così a un prodotto? Me lo devi. E, però ecco, boh, carina, è stata simpatica, non mi è dispiaciuta per niente. Ma io poi sai, sono anche una persona molto... Non lo so, divento forse... Allora, io sono la prima a dire no. Non razzismo, per carità, no? Però io sono la prima e poi va a finire quando c'è da... Involontariamente, ma lo faccio. Dura un minuto, quindi adesso devo riuscire a togliere... Madonna, queste ciglia tanto sono brutte. O come mai sono venute brutte così? Non avete idea di quanto sono brutte queste ciglia, cioè sono enormi, orribili. Vabbè, me l'ha mandata così, non me le tolgo perché sennò poi non faccio niente. Quindi sono la prima che magari ha dei pregiudizi. Poi non li metto in atto assolutamente, nel senso che sono una persona che, per carità, prima di mettere in atto un pregiudizio mi mangerei le mani. Però mi rendo conto che sono un essere umano anch'io, quindi vabbè. Allora, cominciamo ad usare la palette. Allora, io ultimamente, scusatemi la franchezza, mi sono accusata le mutande. Allora, io ultimamente sto usando questa qui della Zoeva, che mi ha regalato Giorgia, mi sembra. Sì, Giorgia. I love you, Giorgia. Cioè, Giorgia mi sta viziando, ragazzi, mi state viziando. Cioè, l'ho già testata diverse volte, quindi l'ho già usata parecchie volte. Ed è una bellissima palette, cioè, a me è piaciuta un sacco. Poi io non avevo palette della Zoeva, se non mi sbaglio. Allora, mettiamo un po' di I Love Stage sotto, giusto per...
con il nostro solito pennellino. Dunque, cosa dire? Allora, bimbe, io ho aperto il canale per caso e per questo vi dico apritelo, ma non abbiate dei... Per esempio, quella ragazza con cui mi sentivo mi faceva, ah, ma io non guadagno, villa, non capisco. Anche lei, per quanto bella, carina, che poi ora va. Però perché ha dovuto fare marchette nel senso, non è che è andata per carità del Signore, però ha dovuto fare marchette nel senso, si è dovuta abbassare a dei livelli, certi livelli, cioè avendo delle amicizie, magari sentendosi, ma cose semplici, bimbe, non pensate niente di che. Però l'ha dovuto fare, di modo che queste persone con un po' più di iscritti l'hanno portata, secondo me, a... Cioè, capito? Non lo prendete così. YouTube è bellissimo, secondo me. Ragazzi, sempre mi... Moiala, che zinne c'ho. YouTube, per me è stata la cosa più bella della mia vita. Cioè, io... Per me è stata la svolta. La svolta, ma non... Allora, io do un pochino di cose sotto. Che cretino, potevo usare quello lì. E se lo prendete così, allora prendiamo questo qui, switch bitch, buenas dritch bitch. Se lo prendete così, fidatevi che andrà sempre benissimo. Cioè, nel senso, boh. Poi ragazzi, una mai YouTube, io ho visto dei ragazzi che fanno, c'ho la mia migliore amica Shikal, che fa video da una vita lei. Allora, però voglio usare l'altra, perché questa l'ho già usata, mi sembra più giusto usare l'altra. Lei farà YouTube da una vita. Allora, io questa paletta neanche l'avevo vista da me. Ed è, cioè, c'è tutto, figliole, è bellissima. Allora, all'interno abbiamo pure degli stickers e poi vi faccio vedere, perché cioè, merita. Guardate cosa non è. E si chiama Smashbox Draw in Decked Out, sentite che inglese, e all'interno è, cioè è lei. Allora, questo è lo specchione e questo è il prodotto. Chiudo. Allora, lei è una vita che è su YouTube e mi dice, guarda Ami, che prima YouTube non era assolutamente così, almeno, e mi immagino che era così. Adesso YouTube è diventato, secondo sempre il mio punto di vista, un po' troppo, la cosa viene un po' troppo sottovalutata. No, sopravvalutata, scusatemi, sopravvalutata, nel senso che la gente magari vuole fare soldi per forza, vuole diventare tutti lamenchi, cioè... Ah, ragazzi, ma la vita, cioè, ma che cazzo, poi boh, forse a una certa età è normale avere degli stimoli o comunque delle persone da prendere, come avete capito, voglio dire, no? Allora, sfumiamo, cominciamo, questi comunque sono blush, questi due, questi per il contouring, quindi noi andiamo a prendere questo, che ora non sto a dirvi nomi, gente, cioè, ok? E... Allora, innanzitutto prendiamo il nostro Jeffree Star per fare da specchio, come le vere YouTuber, quelle serie. E, perché anch'io fondamentalmente voglio essere una YouTuber a tutti gli effetti, no, sto scherzando. Quei ragazzi mi hanno detto, guarda, mi raccomando Camilla, non cambiare. Ragazzi, io non cambierò mai, cioè se modifico l'editing dei video per renderli più belli, per renderli più visibili, in maniera bella, perché ragazzi, se io vi faccio un video con questo della mia mamma viene in un modo, se lo faccio con il mio viene in un altro, capito? Ma è proprio una questione di soltanto di visuale, non di altro, non di visuale, di visual, cioè di come lo vedete e basta, io sarò sempre io. Allora, quindi prima il ma chi sono io? Tigre. E ci mettiamo appunto questo colore che praticamente è identico a quello che ho qui, ma infatti ora, vedete, sono molto farinosi. Io avevo una palette della Smashbox e mi aveva regalato l'Indestate, che è là, fra tutte le palette, che è quella nude, che è bellissima. Non l'ho mai toccata. Ora comunque quando torno poi voglio anche vendere un po' di roba, perché non voglio che mi vada male, sarebbe un dispiacere troppo grande. Allora... Allora vado a prendere quella per il contouring, perché no, via, finiamo con questo. E quindi raga, ma tutto nella vita lo dovete prendere in un certo modo, la vita va presa così, basta, almeno per me
Perché poi se no ti arrovelli la vita, no? Ah, voglio crescere. Allora, adesso prendiamo questo. Non voglio, io ve l'ho detto, non voglio fare niente di esagerato. Allora, visto che ho i glitter, useremo quelli argentati che almeno, che almeno sono un po' più, ecco, capito? Insomma, avete capito. E quindi niente. Se posso darvi questo consiglio, meglio avere quattro persone che ti seguono, però che ti vogliono bene e che ti seguono per quella che sei, che 50.000 iscritti che non te se cagano de pezza. Questo è quello che penso io. Ma scusatemi, ma voi avete idea cosa vuol dire per me ricevere dei vostri regali? Allora, partiamo dal presupposto che il regalo è sempre ben accetto. A me che cazzo me ne frega che 1.000 aziende mi mandino la roba quando ho voi che mi fate un regalo due al giorno? Cioè, io ricevo due regali al giorno, mail, parlate con me, vi affidate a me, cioè. Ma dove esiste? Ma quante altre YouTuber hanno il rapporto che abbiamo noi? L'altra sera c'è stato due ciche, che fra parentesi una è una ragazza con cui ho parlato tramite mail. Cioè, vi sto mettendo il coso davanti. Che si è fatto? Agami! Tramite mail, perché abbiamo una storia molto simile, quindi ne abbiamo parlato. E lei, capito, ciao ciche, oltre sì, ciao ami, e poi ciao ciche, fate. Cioè, è bellissimo negli altri. Infatti, sotto gli ho scritto: ma pensa, negli altri canali si scannano e qui le CIE si salutano. Cioè, piglia troppo bene, dai, c'è storia. Comunque, io sono un po' giù perché non vorrei partire, questo è chiaro. Le partenze sono sempre un po' così, no? Però, naturalmente, ragazzi, nessuno. Io torno, voglio tornare in fretta. No, in fretta, allora, torno. Non voglio essere. Io tornerò quando. La mia testa si sentirà pronta di tornare, perché non voglio, allora, visto che faccio questa cosa, voglio che sia fatta per bene, assolutamente, la mettiamo un colore un po', non lo metto mai, questo qui, sotto l'arcata, e voglio appunto che questo sia fatto per bene, quindi non voglio sprecare del tempo, no, ragazzi, ho sprecato tanto di quel tempo, vita mia, guardate, che voi non avete idea. Io lo dico a voi che siete giovani, la vita è una e il tempo indietro non torna. Quando sei giovane non te ne frega un cazzo di niente. Ai ragazzi il tempo va, vola, vola. E quindi mi raccomando, io lo dico col cuore in mano. Io, ma pensate, io a 32 anni mi sono resa conto che la vita è altro a 32 anni, gente. Come si dice, meglio tardi che mai. Ok, ma nini. La cosa che mi spaventa è che poi tante invece non se ne accorgano. Allora, sempre lo stesso colore. Voglio dare un po' più di definition, di modo che poi mettiamo lo scuro e chi si è visto, niente di più. Quindi, boh, vedi, mi sono scordata. E Shihal mi ha sempre detto, vedete, i miei neuroni che si ripigliano, cioè ti ricordi un discorso. Ma sempre detto, e comunque prima YouTube era molto diverso, quindi adesso siamo in tante iscritte, ci sono tanti canali, quindi ti devi dare, se vuoi emergere, ti devi dare a tu, a bastonate o le altre. Sinceramente a me non me ne frega niente, cioè. Boh, io penso che ognuno verrà fuori per la validità, cioè ho fatto un occhio solo su. Ragazzi, io get ready with me quando parlo specialmente di cose così delicate. Non ce la fo', perché poi vedi, mi perdo. Vabbè, comunque, tornerò e tornerò più gadolla di prima, quindi non vi libererete di me, questo è chiaro. Io e Aline torneremo più forti di prima. E tante mi hanno detto, Cami, parla della tua esperienza, di modo che puoi aiutare le altre ragazze e gli altri ragazzi. Allora, io ve lo dico da ora. Sono situazioni particolari, nessuno può aiutare nessuno. Ricordatevi, non si aiuta nessuno in queste situazioni se una persona non vuole essere aiutata. Non si salva chi non vuole essere salvato. E questo è chiaro. Allora, già le luci, guardate, ma le luci, io, per esempio, questa cosa mi sono fatta sotto l'occhio. Se le luci, spesso non c'è questo e questo telefono qui, non neanche lo vedo.
Allora, fatto ciò, prendiamo questo qui che è un po' meno sfumino, anzi, no, questo dovrebbe essere, o questo, quale sarà? Questo. E prendo questo colore caldo scuro, cioè questo, e voglio fare una sfumatura più sotto, di modo che si veda sopra questa. Ridiamogli un po'. E raga, ora... Comunque, nessuno si salva chi non vuole essere salvato. E la situazione, secondo me, sta diventando pericolosa. Ma perché? Perché i giovani oramai non hanno un limite di niente. Ma non i giovani perché? Perché la società è questa. Mangiano sui giovani, mangiano boh, sulle camorra, che sia al sud, ma è anche al centro e anche al nord. E mangia sulla pelle della gente. Quindi... I primi a mangiare e poi allearsi, quindi alla camorra, sono i nostri amici del Parlamento. Quindi, cioè, di che stiamo a parlare? Comunque, l'unica cosa vi posso dire, senza fare troppi moralismi di questo tipo, perché tanto non ha senso, figurati se c'ho voglia. La vita è una. Io l'ho scritto da una ragazza, mi avessero detto qualche mese fa che avrei fatto questo tipo di percorso in questo modo, gli avrei fatto una risata nel muso, che voi non avete idea. Non ci avrei creduto, la mia vita era un'altra, io la mia vita la volevo in quel modo e chi si è visto, si è visto. Quindi pensare che io ora sono così, non l'avrei mai detto, ve lo giuro. Sarà, secondo me, comunque stato l'amore, perché l'amore ne ha influito tantissimo, senza Lynn non avrei fatto niente di tutto ciò. E quindi niente, l'unica cosa che vi posso dire è che ognuno ha il suo momento. Me lo dicevano, non ci credevo e dicevo: ma voilà, io comunque finirò così, morirò così, bla bla bla. E invece non è così. Poi certo c'è anche chi muore così, per carità di Dio, più di quelli che si crede. Anche perché, ribadisco, quando sei giovane capisci il cazzo. È così. Comunque ragazzi, la vita è una, godetevela, datemi retta. Nella droga non c'è niente di bello, niente. C'è la botta, ok? Ma allora, provare si può provare, no? Se una persona se la sente di fare delle esperienze, cioè, le può anche fare, anche perché non so io ora a dirvi di no, perché sarebbe stupido, perché so che lo fanno, quindi che senso avrebbe? Però mi raccomando, usate sempre il cervello, anche se nella droga non si usa. Però se potete evitate, però se proprio uno lo vuole fa, occhio, perché rischiate di sputtanare una vita. E sputtanare una vita vuol dire ritrovarsi a vivere per strada, quindi nella merda, perché stai nella merda più totale, la tua famiglia ti abbandonerà, perché giustamente la tua famiglia ti sopporta e ti sosterrà per un sacco di tempo, ma poi alla fine non ce la faranno più, ricordatevelo. Non avere una famiglia è bruttissimo, essere soli a giro per la strada è bruttissimo, non hai nessuno che ti voglia bene, non hai nessuno che ti scaldi il cuore, l'unica cosa che ti scalda il cuore è la droga. E fidatevi che è la vita più brutta e triste che esista. Poi ognuno è libero e padrone di fare la propria vita, lo sapete come la penso, però mi raccomando, ragazzi. Veramente, io vi ho detto lo facevo perché mi divertivo e perché mi sono ritrovata veramente a ritrovarmi in quest'altra situazione. Non era la vita che volevo io. Io non sono andata orfana, ho dei genitori che mi hanno voluto bene, che mi hanno mandato a scuola, una famiglia, ho due poppe esagerate. E se Aline mi vede che si incazza, quindi fermi. Però vi giuro che sì. Ho fatto tante esperienze e mi hanno reso la persona che sono, ok, però abbiate occhio, figli miei, abbiate occhio e basta, non voglio fare più paternale a nessuno perché mi stava sul cazzo quando le facevano a me, figurati. Allora, dunque, adesso voglio mettere il violetto, violone, questo violone scuro, sempre col pennellone quello grosso. Allora, sto finendo di leggere Shabu. Sono andata come un treno in quel libro. È pesantissimo, cioè veramente, veramente crudo, perché è la verità, cioè. E ti fa capire veramente quanto lo Stato aiuti poco e faccia veramente poco, ragazzi. Cioè, è tristissima sta cosa.
A me forse la cosa che mi rende più triste è perché lo Stato dovrebbe dare una mano e dovrebbe aiutare. Invece mi sembra invece più di aiutare sia lui più che altro che faccia tutti questi danni. Però. Però. Allora, dai, fatto ciò, a sto punto abbiamo messo pure il viola, si mette un pochino sotto. Allora, mi garbano tanto sti pennelli dritti così, però ora poi vi faccio vedere l'altro che ci sfuma il prodotto, che è meglio secondo me. Questi sono i pennellini piccoli che vi ho fatto vedere l'altra volta, che vi metto il video qua, che ve li faccio vedere. E vi devo dire che a me mi garbano un sacco, a me non si dice, però sono veramente veramente una figata. Per esempio, sono tutti loro, questi qui sono tutti di quella marca lì. Ora ci mettiamo i marroni, prima visto che sotto c'erano marroni. Con questo lo sfumiamo, invece quell'altro dritto ci dava. Allora, niente, io mi mancherete, bimbe, no, cioè non avete idea. Non avete idea quanto. Però so che cioè, so che ci sarete, so che io tornerò e che sarete lì ad aspettarmi. Vi adoro. Dunque, cioè, a parte mi era presa malissimo, oggi prendiamo questo colore, questi due qui. Questo è un aereo. Ha la faccia, è bassissimo. Lo sentivo anche in casa mia, senti. E lo diamo così. Vedete anche belli come lo usiamo. Vabbè, è una smashbox di che si parla. Vediamo se c'ho i glitterini dorati che non credo di avere. Purtroppo tutti i colori che c'entrano una minchia. Mettiamo gli argentati. Vabbò, e chi si è visto si è visto. Dunque, basta, io non farei altro. Non voglio fare altro, anche perché non voglio fare niente di. Ah, io ci darei un po' di smashbox. Sempre con questo. Sì, la Smashbox, il mio che mi ha regalato il mio amore grande di Cree. Poi ho conosciuto su YouTube delle persone fantastiche che sono andata pure a conoscere di persone anch'io. Sono venuti loro e questa è la cosa più bella. Conoscere persone che veramente. Io l'ho detta a loro l'altra sera. Conoscere voi, rimetto il viola, che mi avete dato la. Conoscere persone così genuine. Ti fanno ancora credere innanzitutto nell'amicizia, perché io ho preso tante di quelle capate da ste cose. Ora ci ridò un po' di marrone scuro. E ti viene la gioia, insomma, la gioia, la gioia. La gioia perché. Boh, è bello, bimbo, è bello, fidati. Allora, mettiamoci sotto un po' di cose e poi si è finito, di modo che. Non, da non voler esagerare, no. Allora, qui sotto c'ho questa che è la cosina per attaccare i glitter. Prendiamo un pennellazzo spennellao, spennellalao, un pennellazzo, pennellazzo, pennellao. Qua, qua, oh. Questo qui è perfetto per l'illuminante. Piccino così, secondo me. Eccolo qua. E quale sarà quello? Che spennellare l'ombretta. Oh, beh, questi pennelli li adoro e quindi mi dispiace usarli per, capito? Allora sistemiamo subito le ciglia finte. Poi c'ho da fa piedi alla Leda e ho intenzione di fargli delle domande mentre gli faccio i piedi, così vi metto il video. Ah già, vedi, non ve l'avevo. Oh, che cretina sto parando continuamente. Così. Sto mettendo semplicemente la colla, quindi anche se paro. Ora. Se leva il tappo meravigliao. E si attaccano qui davanti, parecchi, parecchi, parecchi. Che poi leviamo piano piano con. E poi le allunghiamo così, senza ri ripucciare, cercando di fare una specie di sfumatura. Ecco, era quello che volevo fare.
Vai. A posto. Si attacca tutto sotto la scrivania, non si fa però. Ora ci vorrebbe quello cosino che ha il mio babbo al lavoro, spesso fiatti. Questo è il pennello di là. Voglio levare l'eccesso. Ok, levate l'eccesso perché se no vi ritrovate poi, cioè vi dà pure noia, nel senso non è da di... Ok, e mo basta, mettiamo l'illuminante. Ah, l'illuminante, guarda, sempre... Mi sono filata proprio il coso. L'altra sera ho preso questo, ve l'ho fatto vedere naturalmente nei... Ovvia! Nel video haul che vi linko qua. Ed è l'ombretto della Debbie. Allora, vediamo se con questo come viene. Wow! Vedete com'è? Lo sapevo che era una strafigata sto ombretto. Lo sapevo! Allora... Invece vi voglio far vedere quello che vi dicevo, cioè questo. E Madonna Santa. Eccolo qua, vedete? A linguina di gatto. Che spacca il culo. E là. Vai, Mimmi. Allora, adesso. Allora, questa palette sembrerebbe una figata esagerata, allora, però lo sai, frei. In fondo ci mi hai visto e non mi voglio fare l'eyeliner. Ultimamente odio l'eyeliner, non mi chiedete il perché o il per qua, non lo so. Rimettiamo quel colore caldo e il viola, ok? E voglio vedere qua giù in fondo per scurire un po'. Ok, giusto per... Ok? Esatto. Così. Sempre con uno sfumino gli si ridà del colore caldo, quello lì. Un po' leggermente così. Perché vorrei vedere che si vedesse un po' di più. Esatto, così. Uno e due. Di qua si vede abbastanza. E un altro sfumarolo per delineare tutto. Ok. Oh, Maremma cane, con questo sì, non vedete nulla. Vai. Stop! Dai, bello, bello, ci piace. Una volta è venuto... Lo dico che è venuto un bel lavoro. Allora, mo... Questi poi si metteranno a lavare. Quindi si levano. E dove si mettono... Eccolo qua. Allora, come... Innanzitutto, le ciglia finte. Allora, ciglia finte usiamo... Siccome quelle lì della sono bellissime, però la Lotus è troppo invadente. Allora, o usiamo queste, anzi, queste di Kiss and Products mi piacciono un sacco. Vediamo se no quelle di... no, ma queste qui no. Vi spiego perché queste sono della Puro Derm Italia. Sono troppo... belle, perché l'altra sera c'avevo queste, però proprio perché sono meno drammatiche, non le voglio né troppo drammatiche e né troppo poco, quindi una via di mezzo. Eppure la Wycon sono favolose, però un po' più drammatiche, perfette. Eccole qua, queste. Allora, queste è Kiss and Products, che vi ricordate quel pacco che mi arrivò con le unghie? Non sapevo, erano loro. Quindi vi lascio il info box, avete capito il sito dell'info box? E io ringrazio Giulia e Massi per questa palette, perché questa è veramente da tenere, cioè come vedete la sto pulendo. Ok. E questi adesivini c'è sto a fine du monde e me l'attacco, no, ora non l'attacco da nessuna parte.
quando l'ho preso aveva odore di libro, perché la carta che probabilmente ci avevano dato sapeva di libro. Che ho detto, guarda, mi hanno regalato un libro. Mamma, mi ci hanno fatto rimanere. E poi, raga, cioè, ora io ve lo dico. C'ho da arrivarmi delle palette, mi avete regalato voi, cioè, alcuni di voi mi hanno regalato due palette che... Una dovrebbe arrivare domani, che se arriva... Cioè, a me già quando me lo disse, cascai per terra, ve lo giuro, a terra proprio. Sta a finire i minuti pure questa volta. Allora, ho dovuto scaricare tutto perché non me lo dava. Allora, stringiamo perché la mia mamma se ne va. È chiara lo stesso. Mi sono data un chilo di illuminante. Allora, mettiamo queste perché so, quelle un po' più carucce e comunque belle strong, quindi... però non mi piace questa cosa di quest'occhio. Cioè, io voglio il colore pure qua. E mi sa che invece abbiamo fatto una fregnata, perché il colore lì non ci è andato a rifinì. Proviamo un attimo, veloce, veloce. Ah, che cretina. Intanto metto... Allora, vi stavo dicendo pure che... Vi ricordavate che avevo trovato... Che c'avevo la colla che odiavo, non mi si incollavano. Invece adesso l'ho comprata... Oh, vai. L'ho comprata e l'ho persa, praticamente non c'è più. E l'ho persa. Madonna mia. Ora l'avevo usata. E ora trovala. Madonna. Eccola, no, andiamo, non ci credo. Che cretina, la voli dietro. Oh, mamma, ora un attimo, devo finire, se no mi va via. Allora, cerchiamo di dare un po' di colore qui. Scuretto anche. Ok. Ok. E un leggero violetto. Pure per qui. Arrivando un po' più su. Eccoci. Vai. Allora, questa colla che avevo era palesemente una colla di merda. Cioè era falsata, fakeata. Dite come volete. Mi devo muovere perché la mamma se ne va e mi porta via il cellulare. Poi ve lo carico tramite il mio. Invece, questa che ho comprato adesso è perfetta, ce la metti, stanno benissimo, si attaccano da Dio, e ora riconosco e capisco come mai la gente adora la Duo, perché è veramente fantastica. Allora, non so se vi capita di perdere sempre una ciglia, o quando ve le levate, o quando ve le mettete, una ciglia scappa sempre. Quindi fatemi sapere, perché so che pure Melissa Tani cioè fece una story, perché io non la seguo, poi specialmente ultimamente l'ho guardata perché tutti dite, e infatti l'ho molto rivalutata, mi sembra una ragazza carina, in gamba, insomma anche lei ha raggiunto un suo sogno, quindi non ci vedo assolutamente niente di male. Però secondo me vi dico una cosa, va a finire che le persone le guardi sì per quello che pensi, ma anche come stai te. Perché se una persona è piena di rancore, di rabbia, magari vede tutto una merda, insomma, boh, comunque a me piace. Cioè, non mi piaceva prima perché era più piccola di me, molto molto più piccola, la vedevo troppo infantile, e invece devo dire che seguendola, insomma anche lei mi ha detto che anche a lei gli sparisce sempre la ciglia, che ho detto, via, meno male non sono sola. Allora, adesso la cosa più difficile è scegliere il lipstick. Quindi facciamo due conti e vediamo quale potremmo mettere. Allora, marrone, metto sempre il marrone. Io gli darei o di grigio. Sono palla. O di grigio o di nero a questo punto. O direttamente di marrone scuro questo della Chicco. Chicco, oppure, boh. Sto palla. O il grigio? Potrei metterci il grigio. No, ma il grigio non... Rosso neanche. Cacchio, che ci metto? C'ho sempre i soliti colori, per un male. Allora, facciamo una cosa. Allora, facciamo così. Boh, potrei provare a metterci sto rosso di Dior.
Sai, ci metto la Uda, ve lo dico io che ci metto. Cioè, proprio mi si spenge il cervello. Come mai? Allora, ora poi ho deciso e mi comprerò il coso quello lì d'acrilico delle... quelli bellissimi, insomma, perché meritano per metterci i trucchi, innanzitutto perché sono belli. Poi le tiene in ordine, poi hai la possibilità di vedere quello che c'è dentro, che è una cosa, secondo me, essenziale in queste cose, no? Perché come vedete, devi metterti lì e cercare un sacco di roba. Allora mi do o lo Spice Girl... ho uno di questi due Dux Lingerie, che secondo me, devo dire che a me piacciono un sacco. Allora, mettiamo subito le ciglia, però, perché secondo me siamo già arrivati al momento che si possa mettere. Aspettiamo un altro po', va? Allora, ci mettiamo... bel marrone acceso, che è veleno, dovrebbe essere velen. La ragazza di Pippo è molto carina. Uffa, però speravo fosse più marrone. Era meglio se ci mettevo il Dux. Il Dux della NYX. La Mirna mi fa... assurdi sti cinesi, mi fa. I NYX Lingerie non costano niente. Comunque costa un pochino, dai. Hanno fatto i dupe anche di quelli. Ecco, lo sapevo. Che facevo una cazzata. Bello però, dai. Mi sa che me lo devo ridà. Mi dà troppo di fora. Prima sei secchi, perché sennò... vi faccio vedere l'altro. Allora, intanto metto le ciglia. Queste sono davvero belle. Vi lascio... il coso di Kissing Products nell'info box, ma veramente carucce. E vedete? Oh, ora attacca da sé e quindi non duri niente fatica. La situazione è perfetta. Cioè, non... boh. Uno, mi truccavo veramente di merda qualche anno fa, anche uno, due, uno e mezzo, veramente di merda. Non dovevi cadere, ma è venuto a cadere lo stesso. Ora mi stai facendo perdere del tempo. La mamma va via e non posso finire il video. Quella cosa non esiste. Ok. Ma che cazzo so tutti sti aerei stasera?
Quando quest'occhio mi comincia a piangere particolarmente, mi si attacca la colla qui. Vi giuro che farei un omicidio. Comunque. E quando mi si attacca la colla qui, vabbè, che cavolo stavo a dire delle ciglia? Vabbè, allora, invece il Dix, il Nux è questo. Oh, voglio questo, sì. Ci crederete, mi piace più questo di Nuda? Strani. E poi c'hanno questo applicatore storto così che si dà da Dio. Ah, questo è un classico colore marrone che mi fa impazzire. Ma è di notte. Ok. Ci siamo, dai, non male. Ora sistemiamo le ciglia con, se riesco. Allora. Mascara che questo vede la rugie. Oh mio Dio. Bimbe, io se avete una farmacia con la rugie, lo sapete che io vi dico poche cose, cioè pochi prodotti di. Ragazzi, questo è miracoloso, è qualcosa di, oh mio Dio. Se vi capita di avere nelle vostre vicinanze una farmacia con la rugie, informatevi. Adamo ed Eva si chiama. È la svolta della vita. Perché mimma, a me me l'ha regalato la Silvana, mi sembra. Silvana mi ha fatto una paccata di roba. Però non credo neanche lei me l'ha regalato, ma io non credo che abbia un prezzo esagerato, insomma. E questo è. Allora, fatto ciò, mettiamo il blush, mi è stato regalato anche quello e poi abbiamo finito. Quindi è stato un get ready with me, più che altro che non ho detto un cazzo e quindi si è visto, si è visto. Allora mi ha regalato, sempre credo Silvana, scusatemi se dico una sciofeata, questo della Boulevard del Rock, mi avete fatto proprio la illuminante, blush e cipria, terra, via, cioè, Paola la terra e il blush. Cioè siete la mia svolta, non c'è nulla da fare. Allora questa è della Psyga Formula. Che però è troppo rosa. Guardate quale prendo. Allora, questi della Essence sono favolosi. Io ho quello più scuro, che non ci sta male oggi. Vediamo com'è questo. Che questo qui me l'aveva regalato, non mi ricordo chi. Ce n'ho un altro. Fabulous. Quindi vediamo addosso come sta. E poi se ci mettiamo l'altro della Essence. Ok, dai, diciamo un po' così. Madonnina, vasto naso, ragazzi, una tragedia. Uffa, mi leva anche tutta la. Andiamo! Sembro una pippomane davvero. Ora se mi si sciupa il trucco con tutto il lavoro. Allora, io ho questo e questo mi è stato inviato. Sono uno scuro. E un pescato, ecco, ora ci ho infilato un dito, è molto meglio la cosa. E questo è favoloso con questo pennello perché non raccatta troppo prodotto. Le
Trucco, l'è finito. Allora, bimbe, questo è l'ultimo get ready che ho fatto. Comunque vi voglio fare un mini video, magari ve lo faccio di saluti. Figliole, a me mi mancherete tantissimo, veramente, veramente tanto, però non vi preoccupate che tornerò più forte di prima e spaccheremo veramente il culo a tutto YouTube. Cioè, le sciche veramente saranno la svolta del 2018. E vi voglio bene, siete davvero il mio più grande sostegno e non avrei mai detto una cosa così, che comunque un social, perché YouTube è un social, mi riuscisse a portare a conoscere gente come voi. Mi date un calore umano che è veramente, veramente pazzesco. E bimbe, siete alla svolta. So che ci sarete, quindi il vostro sostegno per me è stato sempre, sempre, sempre molto, molto, molto valido. E niente, dai, io ora vi saluto. Spero che, anche se è stato anche tre di with me di chiacchiere poi, perché ho schiacchiato e scazzicchiato più che altro, spero comunque di avervi tenuto un po' di compagnia. Mi raccomando, ragazze, forza, ricordatevi che tutto ciò che volete lo potete fare. Tutto. Certo, non vi potete far venire la pelle verde anche a sol pensiero, vi potete anche cacare addosso da quanto ci pensate. Mangia la parete. Sicché mi raccomando, fate brave, io vi adoro, vi amo, fate brave, spippeggiate poco, siete il mio più grande sostegno enorme. Ciao bambolone.